In Consiglio regionale riprende la discussione sui fondi europei che era cominciata alcune settimane fa. La nuova programmazione comunitaria di qui al 2027 si aggiungono adesso le risorse straordinarie stanziate dopo la pandemia. Via libera ai bilanci dell'Agenzia per l'Impiego, di Toscana Promozione Turistica e dell'Azienda per il diritto allo studio universitario. Il Consiglio decide anche di allargare la platea dei possibili candidati a segretario generale. L'housing sociale è una forma relativamente nuova per dare risposta a tante persone, a tante famiglie che non possono accedere alle alloggi ERP, ma non possono neppure permettersi acquisti sul mercato. La Regione interviene sostenendo ancora il Fondo Toscano. Proseguono le audizioni delle commissioni d'inchiesta attive in questo periodo, quella sulla campagna vaccinale e quella sulle infiltrazioni mafiose create dopo l'inchiesta sul CEU. Tiene banco anche la questione dei soldi della sanità, che agita le acque, e non poco del dibattito politico. Bipartisan e convinta è la commozione dei consiglieri quando si aprono i lavori. Il presidente ricorda l'assessore Gianna Gambaccini, scomparsa pochi giorni fa, ha messo un grande impegno, dice, nella politica, nelle istituzioni, la Giunta di Pisa, nella professione di medico. Si riparte dunque da dove ci eravamo lasciati 4 settimane fa, dai dati che aveva annunciato il presidente Gianni. Nei prossimi 7 anni la Toscana avrà 1 miliardo e 229 milioni dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 1 miliardo e 83 milioni dal Fondo Sociale Europeo e 143 milioni da un altro stanziamento dell'Europa, quello che riguarda i rapporti fra regioni limitrofe. Per il presidente queste cifre rappresentano una bella novità, segna anche una svolta rispetto al passato. E poi ci sono anche i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qui ci sono meno certezze però, 450 milioni per la sanità, la stessa cifra per le politiche del lavoro, e poi di fatto sarà il Piano Nazionale a definire ogni priorità. Il confronto in aula affronta tutti i temi all'ordine del giorno: ambiente, salute, occupazione, infrastrutture, altro ancora. Si chiede un'attenzione speciale alle aree interne e uno sguardo all'innovazione per il futuro, un dibattito che certamente soddisfa la maggioranza. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra regione, per migliorare il nostro sviluppo, per andare verso uno sviluppo sostenibile e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre Toscane, quella metropolitana che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima, con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fragilità, che hanno minori opportunità di servizi, che hanno minori opportunità di lavoro. Ecco, credo che spendere bene queste risorse possa invece rappresentare l'occasione per riallineare le performance di tutti i nostri territori. Abbiamo sottolineato 7 punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi 7 anni che il Presidente Gianni ha presentato all'Aula, quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe, ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR. Quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. Dal centrodestra si levano alcune voci critiche, aveva cominciato a fare rilievi già il vicepresidente della Commissione Europa, Giovanni Galli. Li fa eco adesso la sua collega Tozzi, che presenta anche 4 risoluzioni. La cabina di regia, che finalmente è partita e che noi auspicavamo da tempo, da almeno 6 mesi, sembra che prenda le mosse. Ci saranno degli incontri che coinvolgeranno non solo gli amministratori locali ma anche le associazioni, e questo è sicuramente un dato positivo. Ci spiace che su alcuni temi che a noi stavano a cuore e che hanno avuto ad oggetto delle risoluzioni che abbiamo portato in Consiglio regionale, che riguardavano incentivi alle aziende che mirassero a effettuare una formazione qualificata, così come incentivi per quelle aziende che presentavano progetti in materia di sicurezza sul lavoro, così come anche un tema importante che poteva essere il legare nuovi investimenti e quindi creare una sinergia tra nuove industrie
che magari avessero intenzione di investire in territori caratterizzati da forti presenza di aree industriali dismesse, ecco, su queste proposte ci sia stata una sostanziale bocciatura. Tutti aspettano i nuovi fondi, dovranno costituire il volano per la ripartenza dopo un 2020 terribile che, lo ricordiamo, ha visto arretrare la produzione industriale del 14,7% e per la prima volta anche i servizi dell'11,3%. Abbiamo perso 14 miliardi di euro di PIL, una caduta che ci riporta ai livelli di 25 anni fa, pensate. Calo del 12%, pensate, superiore al meno 8,9% nazionale. Pesano i problemi delle esportazioni e le difficoltà del turismo e del settore del tempo libero. Ora si tratta evidentemente di accompagnare la ripresa e, dice il capogruppo di Forza Italia, non è proprio il caso di ventilare, anche solo ipotizzare, nuove tasse. Il suo intervento anticipa di fatto la discussione che ci sarà in queste ore nel Consiglio regionale sullo stato dei conti della nostra sanità. È la regione con le più alte tasse. Ogni toscano paga ogni anno più di 9.000 euro fra imposte comunali, tasse regionali e tasse nazionali. Si andranno ad aggiungere ancora altre tasse. Da Firenze parte l'iniziativa, saremo in tutte le piazze, faremo il porta a porta, saremo nei negozi, saremo laddove è consentito compatibilmente con i comuni che rilasceranno l'occupazione di suolo pubblico per i banchini in tutti i centri storici per raccogliere le firme, per dire no a questo aumento scellerato. Registriamo ancora due pareri, intanto dal gruppo di Fratelli d'Italia. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continua a fare grandi libri con dichiarazioni di intenti molto generiche, ma non si finalizza questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la Regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro Paese e della nostra Regione e redistribuirla. E non si capisce come mai prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70% perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. E adesso la capogruppo del Movimento 5 Stelle, che rivendica per Giuseppe Conte, allora capo del governo, un ruolo decisivo nell'ottenimento delle risorse europee, quelle del Recovery Plan. E bisogna tenere ben presente quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, che in questo documento secondo noi non sono sufficientemente precisati, così come non sono anche abbastanza precisi il cronoprogramma con cui si intende raggiungere quegli obiettivi. Quindi, al netto di questo aspetto metodologico che secondo noi deve essere introdotto all'interno di tutto il lavoro che deve essere fatto, un'attenzione particolare a quella che viene stata ribattezzata il BES, la cabina di regia Benessere Italia, che è stata varata dal governo Conte e che prevede che non ci si basi soltanto sul PIL per valutare quanto siano efficaci delle misure che prendiamo, ma che sia valutato il benessere della popolazione. Alla fine si votano alcuni documenti, vengono approvati quelli di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, e respinti tutti quelli del centrodestra. Intanto giovedì si è riunita la Commissione Europa, che, assicura il presidente Gianni, ascoltato in audizione, d'ora in poi collaborerà strettamente con la Giunta per valutare la destinazione dei fondi del piano di ripresa e resilienza. Tra i bilanci approvati dal Consiglio c'è quello dell'azienda regionale per il diritto allo studio, è l'unica per tutta la regione ormai da qualche anno, e questo bilancio, che è quello consuntivo del 2020, è particolare perché riguarda l'anno della pandemia. Questa azienda ha affrontato un tempo difficile con la pandemia, perché le case per gli studenti sono rimaste aperte, in funzione, nonostante appunto la grande difficoltà. Molti studenti hanno fatto il loro periodo di lockdown dentro le case dello studente. Questo ha generato comunque una virtuosità nel punto di riferimento che le case per lo studente rappresentano per tutti gli studenti universitari toscani. Chiaramente la mensa non ha avuto meno costi, ma comunque le aziende hanno dovuto affrontare il grande tema delle sanificazioni e della predisposizione dei protocolli di sicurezza.
L'azienda chiude con un utile di 3.400.000 euro. I contributi di carattere straordinario a sostegno degli studenti borsisti sono stati di 6.700.000 euro. Nel 2020 sono aumentati i fruitori dei benefici. C'è stato l'incremento anche dei posti letto al campus Birillo di Firenze, 122 posti. Si è continuato poi a lavorare con interventi in materia di sicurezza abitativa e ci sono altri interventi previsti, il più importante probabilmente è quello alla mensa di Siena. Per il centrodestra però, che vota contro, le risposte sono ancora parziali. Continuano ad esserci problematiche, così dicono gli studenti, per varie questioni all'interno delle strutture e più che altro loro rivendicano sempre la disparità di trattamento tra le varie sedi. Abbiamo visto in commissione che probabilmente si andrà verso una ristrutturazione della mensa di Siena, che è sempre stata quella, diciamo, che ha creato problematiche perché era esternalizzata, e quindi forse quel problema verrà risolto, ma non sappiamo quando. E quindi, non avendo risolto, o perlomeno risolto solo in parte, le problematiche, abbiamo votato contro. Qual è invece la posizione del Movimento 5 Stelle? Ascoltiamo la capogruppo. Continuiamo purtroppo ad avere ancora gli stessi problemi che ci hanno accompagnato prima della pandemia per quanto riguarda gli alloggi universitari e le mense. Quindi continuiamo a dire che ci sono ancora molti miglioramenti da fare e si procede ancora però nella stessa direzione. Ci sono stati dei miglioramenti, ma non sufficienti, quindi anche lì dovremo di nuovo rivalutare quella che è l'attività del DSO, soprattutto perché tutti quegli studenti che restano scoperti dai contributi per quanto riguarda l'alloggio, che è uno dei passaggi più onerosi. Sì, dell'aula anche al bilancio di esercizio di Toscana Promozione Turistica, un settore, quello del turismo, particolarmente colpito dagli effetti della pandemia. C'è comunque un utile di esercizio di 97.000 euro, inferiore certo al 2019. Sfiora i 10 milioni invece il valore della produzione, aumentato grazie ai contributi per il piano di attività. I consiglieri hanno approvato una legge che all'apparenza può suonare strana, ma che ha un impatto sulla nostra vita quotidiana. Riguarda la protezione dalle radiazioni ionizzanti. Sono quelle per esempio delle radiografie, ma anche quelle presenti in natura. 18 i sì al voto, 10 gli astenuti. Si trattava di adeguare la nostra normativa a quella europea. E poi a maggioranza è stato approvato il bilancio di Arti, l'Agenzia Regionale per l'Impiego, snodo cruciale delle politiche attive del lavoro in Toscana. Servono nuove assunzioni che sono state bloccate a lungo dalle norme statali. Merita molta attenzione infine il dibattito sul provvedimento che destina al social housing in Toscana 1 milione in più. Per il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali si tratta di un volano per le politiche della casa. La misura dell'housing sociale, ricordiamolo che cosa è? È la possibilità di individuare alloggi per quella fascia di popolazione che non rientra nelle case popolari, ma che non ha neanche una situazione economica per accedere al libero mercato. Quindi una fascia di migliaia di persone in Toscana che rimangono fuori da qualsiasi misura di aiuto per la casa. Nel 2014 la Regione ha fatto un bando, aderito per la prima volta a un fondo chiuso di housing sociale. Questo ha permesso, con il primo investimento e con il secondo del 2020, con 7 milioni di euro, di avviare investimenti per oltre 140 milioni di euro, e quindi 1.300 alloggi sono stati messi alla disponibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. Questo confronto arriva dopo il lungo braccio di ferro sulle graduatorie per gli alloggi ERP, lo ricorderete, e sono molti i riferimenti da parte dell'assessore Spinelli, che parla in aula, e dei consiglieri. Siccome questi soldi sono stati investiti poi in un modo o nell'altro all'interno delle case popolari, ecco, non riteniamo di dover votare contro questa iniziativa, però ci lascia sempre comunque con il sospetto, no, di qualcosa che dobbiamo ancora approfondire. Probabilmente c'è stato l'errore di non fare un passaggio da parte dell'assessore nella commissione, perché probabilmente avrebbe spiegato meglio, anche se oggi i dubbi ci rimangono. Noi pensiamo che si debba rivedere tutta la discussione in ambito regionale. Sicuramente il tema dell'housing sociale, ovvero di andare a coprire quella fascia grigia che non è sufficientemente povera per poter accedere all'ERP, ma non è nemmeno sufficientemente ricca per poter stare nel libero mercato,
È una prima risposta. Noi riteniamo però che debba essere fatto un ragionamento complessivo, debbano essere fatti degli stati generali sull'abitare in Toscana, dove tra le altre cose si metta al centro il tema dell'alienazione degli alloggi popolari, perché con quei soldi si può rigenerare tanto patrimonio che sta cadendo, se ne possono costruire dei nuovi. Quindi il tema delle alienazioni deve essere un tema dibattuto, così come il tema dell'housing sociale, così come il tema appunto dell'abitare nelle periferie, nei quartieri popolari. Nel nostro programma avevamo pensato anche al Silver Co-housing, un'esperienza molto positiva che è stata sviluppata in Francia e in Spagna. Quindi guardiamo sicuramente a favore con questa iniziativa che è stata presa dall'assessora Spinelli, che va in linea secondo noi con quelle che sono le nuove esigenze, ma siamo perplesse per quanto riguarda l'utilizzare strumenti che siano esterni alla regione toscana e non andare in proprio con questo tipo di attività, quindi coinvolgere un partenariato con il privato, mentre secondo noi un'attività tenuta interamente all'interno della regione permetteva maggiore trasparenza, maggiori controlli e delle spese più attente e mirate. Il Consiglio decide di allargare il ventaglio da cui potrà attingere per il ruolo di segretario generale, non sarà più limitato a dirigenti del ruolo regionale, dirigenti di enti o aziende pubbliche o private, ma sarà possibile orientarsi anche verso soggetti che provengono dalle carriere della ricerca, della docenza universitaria, della magistratura. Sostegno alle colture arboree abbandonate nelle aree interne della Toscana, valorizzazione della via Francigena che deve diventare patrimonio UNESCO, richiesta di un tavolo nazionale per i lavoratori della raffineria Eni di Stagno, una valutazione attenta dei ristori per il Covid assegnati alle imprese toscane e anche nuove regole per consentire le attività di aeromodellismo nel padule di Fucecchio e al lago di Sibolla. Qui i 5 Stelle dicono no. Queste sono alcune valutazioni fatte dal Consiglio regionale, nell'ultimo caso sono diventate anche norme cogenti. Grande attenzione poi c'è stata mercoledì per la seduta della commissione costituita dopo l'inchiesta CEU e che riguarda le infiltrazioni mafiose nei nostri territori. Erano convocati il presidente Gianni e l'ex presidente Rossi. Una prima valutazione la fa la presidente della commissione a caldo subito dopo la riunione fiume durata 4 ore. È andata molto bene, direi 2 audizioni molto costruttive per quello che è il lavoro che sta svolgendo questa commissione, appunto sia sull'inchiesta CEU ma anche su tutte quelle che sono le varie infiltrazioni mafiose e la criminalità organizzata in Toscana. Abbiamo posto ad entrambi, sia all'ex governatore che al governatore attuale, delle domande sia sul passato ma anche sul futuro, su come avrà intenzione la regione di muoversi su questo tema dell'inchiesta ma anche sulle infiltrazioni mafiose in generale. Ecco, devo dire che l'aspetto collaborativo con 2 modi di risposta diverse, con 2 modi di approccio alla commissione sicuramente diversi, però devo dire che le audizioni sono state molto molto produttive per quello che è il lavoro che la commissione sta svolgendo. Chiediamo alla Presidente anche come proseguirà in quest'ultima fase l'attività della sua commissione. Abbiamo le ultime audizioni che riguardano le varie associazioni di categoria, quindi Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, CNA, e con loro ci concentreremo principalmente sul tema dell'usura, quindi sul tema dell'usura anche dopo il periodo pandemico, e poi andremo a parlare di quelli che sono i fondi che arriveranno dall'Europa sul piano nazionale di ripresa e resilienza, e con loro appunto faremo delle proposte sia sul tema usura che sul tema dei fondi per cercare appunto di evitare che le infiltrazioni mafiose si insedino all'interno degli appalti che poi arriveranno e verranno fatti su appunto i fondi europei. Tante iniziative in questi giorni passano da qui, dal Palazzo del Pegaso, come la Tartu Festa di Montaione, la rassegna dell'Olio Nuovo di Reggello in questo weekend lungo del 1° novembre, ma anche il Foiano Book Festival, importante rassegna libraria in programma a Foiano della Chiana dal 5 al 21 novembre. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato poi una targa speciale dedicata alla squadra che ha conquistato lo scudetto del beach soccer nelle Final 8 di Mugnano, in provincia di Napoli. C'era il presidente della società, Alessandro Donati. In solo 7 anni, sottolineo, solo 7 anni, perché la società è nata nel 2014, sono riusciti
a vincere il campionato e ora andranno a portare in alto i colori di Pisa e della Toscana in tutta Europa. È una storia bella, la storia di chi può farcela, una storia da mandare e tramandare a tante persone. Hanno iniziato con i ragazzi del territorio, poi pian piano sono riusciti a portare a giocare da noi a Pisa tanti ragazzi anche da fuori Toscana e alla fine i migliori talenti di tutto il mondo. Siamo veramente molto felici di questa occasione, di questo premio riconoscimento datoci da Antonio Mazzeo e da tutto il Consiglio regionale. Ringraziamo ancora insomma le istituzioni per la vicinanza e quello che è stato fatto. Il nostro impegno sarà quello di continuare a portare avanti questa società cercando di raggiungere ancora degli obiettivi e portare anche l'attività sul nostro territorio con sicuramente una tappa a livello che è una tappa nazionale sul nostro territorio di Pisa. Noi torniamo venerdì prossimo 5 novembre dopo il telegiornale della sera, repliche nel fine settimana, parleremo soprattutto della sanità toscana e anche dei suoi conti.